Quest'anno è la 29esima edizione del Festival di Piedilugo, che ha un titolo particolare, è Vers la Flamme, trae ispirazione da un pezzo per pianoforte di Scriabin che tendeva ad una fusione delle arti. E, grandi progetti quest'anno, e mi fa piacere segnalare la presenza di Monio Vadia il 23 luglio a Celleno in provincia di Viterbo, che omaggerà Borges. L'anteprima del festival è domani sera con Francesco Dillon, che completerà l'integrale delle suite di Bach, un percorso che abbiamo iniziato 3 anni fa, e quindi un altro piedilucano d'adozione, e poi naturalmente le masterclass di perfezionamento con Claudio Aggiottoli, Francesco Pepicelli, che è stato anche fondatore assieme ad altri dell'associazione di Carbileco, e il nostro Daniele Roccato, uno dei contrabbassisti più importanti attivi sulla scena internazionale concertistica. E l'immagine del manifesto ci è stata gentilmente concessa da Stefano Ricci, che è un grande illustratore di Bologna, anche lui attivo sulla scena internazionale della contemporaneità, docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna. Anche lui sta diventando piedilugano d'adozione, perché sta vivendo a Piedilugo da qualche mese. E i progetti, insieme appunto a Stefano Ricci, l'illustratore, hanno il nome di Suoni e disegna ai piedi del Bosco Sacro, e vedranno la partecipazione di Stefano Ricci, che disegnerà durante in contemporanea durante l'esecuzione musicale con Giacomo Biarmatti al contrabbasso. E l'ultimo appuntamento del festival è il 28 agosto con 3 ragazze dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e Verona, anche loro disegneranno durante l'esecuzione musicale. I concerti sono tutti quanti all'ingresso libero, prenotazione del posto ovviamente secondo regole Covid. E altra cosa che mi fa piacere segnalare è il concerto di Francesco Pepicelli, che proporrà una versione inedita cameristica del concerto di Schumann assieme ai violoncellisti selezionati dalla sua masterclass di perfezionamento.